Allora, buonasera, buonasera a tutti. Scusate il ritardo, ma abbiamo avuto un po' di problemi di connessione. Ma le cose belle bisogna desiderarle, sudarle. Adesso un attimo che voglio essere certo di essere online. Ovviamente siamo su una diretta diversa da quella che avevo programmato, però il dottor Montanari si aspetta, ok? Benissimo, ed eccolo qui. Le persone Eccolo qua. importanti bisogna aspettarle, ma noi eravamo collegati dalle 9 meno un quarto, a dire la verità. Il problema è che Sì. stasera i sistemi hanno fatto un po' di scherzi, tant'è che il dottor Montanari è collegato dal suo telefono. Stefano, e allora sarà una diretta straordinaria perché Ma sì, ma sì. ce la siamo sudata. Come stai? Tutto Sì. bene? No, tutto bene? No, perché hai visto che non va tutto bene, però È vero, va ce bene. lo stavamo dicendo prima. Ed Sì. effettivamente l'abbiamo confermato. No, Allora, non si capisce, non si capisce cosa succedesse, però così è successo, però vabbè. Siamo, stranamente, io diciamo, sono col telefono. questo è un sistema molto veloce, ma stasera stranamente chiedeva delle cose che non chiede mai per entrare, e poi le mail non arrivavano, il link non arrivava, insomma. Ale, e quindi Ce l'abbiamo fatta. ce l'abbiamo fatta, siamo qui con la tenacia e con la voglia di parlare. E allora, la prima cosa che voglio chiederti è che in settimana tutti noi che seguiamo te e tua moglie e vi vogliamo tanto bene, abbiamo quasi esultato quando abbiamo letto della notizia che l'OMS si sarebbe accorta che i guanti non servono. Ma sai, bastava dare l'esame di igiene all'università 50 anni fa per saperlo. Evidentemente, tutta questa gente, quando spiegavano quella cosa all'università, era malata oppure cioè, erano andati al mare, o non lo so, Non perché è una cosa assenti. talmente, ma sì, ma è talmente ovvia che insomma, non è che ci voglia un genio. A volte a me viene la tentazione di pensare che sono un genio. Però poi me la faccio passare questa tentazione. No, ma sai perché? Allora, in inglese si dice che nel regno dei ciechi il guercio è il re. Io non è che ci vedo benissimo, diciamo che sono guercio, però gli altri devono essere veramente ciechi. Perché come fai a non accorgerti di un'ovvietà di questo genere? Scusa, se tu porti i guanti tutto il giorno, tocchi qualunque cosa. È chiaro, il poliziotto tocca il volante, tocca l'automobile, tocca i documenti, tocca la penna, tocca gli oggetti, tocca tutto. E lì ci può essere il virus, il batterio, il fungo, il parassita, e lui lo porta dappertutto. La cassiera del supermercato, che ti tocca, addirittura ti tocca la merce, ti tocca il cibo, se vuoi. Soldi. Beh, ma è ovvio. Allora, come fa uno a non capire un'ovvietà del genere? Alla fine c'è arrivata addirittura l'Organizzazione Mondiale della Sanità, cioè il livello più basso della cultura, perché più basso dell'OMS non c'è, però ci sono arrivati anche, cioè, non è vero. Se accendi la televisione e vai su certi programmi, trovi qualcosa Ti di stavi peggio. dimenticando, però stasera sei buono. Stasera o Buono. sei buono o sei stanco perché ti stavi dimenticando che A qualcosa peggio volte, vabbè. dell'OMS c'è. Sai, la bontà mi viene per stanchezza a volte. E allora, sì, c'è. Qualcuno magari che ha detto che per un po' non andrà più in televisione, con grande sollievo di tutti perché, ah, meno. Vabbè. Però era quasi Allora, diventato divertente, dai. io ti dico la verità, non l'ho mai visto. Io non l'ho mai visto. Io ho visto Una volta. una sera un video, l'ho anche commentato dal punto di vista della mimica. Una volta mia moglie ne ha visti 5 minuti, si sta riprendendo adesso. Quindi, insomma, allora, l'Organizzazione Mondiale della Sanità dice una cosa ovvia, ovvia. Addirittura l'ospedale di Piacenza, che è un ospedale grande, molto grande, mette un bel cartello davanti alla porta
principale d'ingresso, dove dice è vietato entrare con i guanti. Ma giustamente, è giusto che non si possa entrare con i guanti. Figurati, vai in ospedale dove c'è la gente malata, dove i virus, i batteri, i funghi volano dappertutto. Poi la gente non lo sa, ma si muore molto più in ospedale di quanto non si muoia fuori. Ogni giorno in ospedale muoiono 135 persone per infezioni prese in ospedale, non che uno ce l'aveva fuori, poi arriva e per farsi curare l'infezione. No, no, quello entra per fare l'appendicite ed esce morto perché si è preso un bel fungo, si è preso un bel batterio, si è preso un bel virus. 49.301 persone, è l'ultimo dato ufficiale, di morti in ospedale per la sporcizia degli ospedali. Gli ospedali sono luridi, sono lerci e nessuno dice niente, nessuno fa niente. Poi ci si preoccupa, oddio, sono morte 30.000 persone di coronavirus. Poi uno va a vedere, non sono 30.000, magari sono 25, però 30.000 fa tanto effetto, ma 49.000 ogni anno per la sporcizia degli ospedali non fa più effetto. Certo. Ma 49.000 sono i morti, ma i malati, la gente che si ammala per la sporcizia degli ospedali, quanta è? Nessuno ha mai fatto il conto, ma nessuno ha mai fatto il conto anche dei morti, perché se tu muori a distanza di 2 mesi, 3 mesi, per un'infezione che ti sei preso in ospedale, tu sfuggi a questa statistica. Quindi ce la danno ad intendere come vogliono. Quindi, vabbè, questo è quanto. Comunque, l'Organizzazione Mondiale della Sanità dice un'ovvietà. Adesso aspettiamo la prossima ovvietà, quella delle mascherine. Allora, la mascherina per me è molto utile perché tu riconosci immediatamente un imbecille. Cioè, è veramente una specie di certificato. Uno che fa jogging. Io ho visto oggi, mi hanno mandato un filmato di gente in piscina con la mascherina, gente che sulla cyclette con la mascherina. Io li vedo perché quando vado in laboratorio, ho poco più di 10 km di strada, faccio almeno 7-8 km di fianco a una pista ciclabile, in mezzo alla campagna, e lì c'è della gente in bicicletta o che corre con la mascherina. Questi hanno dei grossi problemi psichiatrici, ma poi quel problema psichiatrico diventerà anche un problema fisico, perché quelli respirano la loro anidride carbonica, quindi vanno in acidosi, quindi nutrono le cellule invece che con l'ossigeno, con l'anidride carbonica. Quindi adesso aspettiamo che l'Organizzazione Mondiale della Sanità dica l'altra ovvietà: non portate la mascherina, perché la mascherina fa male, non protegge nulla, ma fa male. Adesso aspettiamo che lo dicano, poi vediamo se gli scienziati delle Iene, gli scienziati di Report, gli scienziati di quel sito, c'è un sito comico chiamato Butak. Butak è bufale un tanto al chilo, è retto da un personaggio di un'ignoranza addirittura commovente. È commovente per ignoranza questo signore. È il figlio di un signore ricco che fa il gioielliere a Bologna, ex presidente del Rotary Club, cioè diciamo che fa parte della Bologna Bene. Forse Questo non ha neanche figlio lavorato mai. non lo sappiamo, non lo sa, però adesso lavora tanto. Perché per inventare delle idiozie come inventa, insomma ce ne vuole, devi sudare. E questo le inventa. Poi scrive in un italiano un po', diciamo, personale, però scrive della roba che non sta né in cielo né in terra. La cosa bella è che c'è gente che lo segue, che ci crede. Quindi anche questo, vabbè. Poi ce n'è un altro, un personaggio che ogni tanto vediamo in televisione, mi pare sulla 7, ma non sono sicuro. Si chiama Di Grazia, Salvo Di Grazia. È un ginecologo di un piccolo ospedale di provincia, Veneto, che
bisognerebbe andare a vedere il suo curriculum. È un curriculum che, diciamo, che non sporca, perché è pulito, non c'è nulla in questo curriculum, vuoto, è il vuoto. Benissimo, questo è stato preso dalla televisione come smascheratore di bufale e dice della roba che non sta né in cielo né in terra, però la gente ci crede. E questa è la potenza della TV. L'ha detto la TV. Se ha detto la TV, è vero per forza. È vero. La TV è fortissima. È fortissima la TV. E poi la TV adopera la tecnica di Goebbels, Josef Goebbels, che era il ministro della propaganda nazista. Cioè, ripete 10, 100, 1000, 1 milione di volte la stessa bugia e la gente alla fine ci crede. Finché diventa vera. Diventa vera, Goebbels lo diceva. E Goebbels sapeva fare il suo mestiere. E anche questi. Questi ripetono 1000 volte la stessa bufala, salvo poi essere smentiti dai fatti. E allora poi si arrampicano sugli specchi, dicono cose veramente patetiche, poveretti. Guarda, io provo anche molta, molta tenerezza nei loro riguardi, perché dire tante sciocchezze e poi dover in qualche modo difendersi, dover in qualche modo giustificare le panzane che hanno raccontato, addirittura poi attaccano la persona che ha detto poi la cosa giusta. A me fanno veramente molta tenerezza. Comunque, vabbè, l'altro giorno ho litigato con uno delle Iene continuano a fare delle figure veramente che solo Emilio Fede potrebbe aggettivare, però insomma, vabbè. Ma vabbè. Emilio Fede, vabbè, l'ho visto in, vabbè, lasciamo stare. Perché, che è successo con le Iene? Adesso ce lo devi dire. Allora, devi sapere che ultimamente, alle Iene non è che prendano persone di grande cultura, prendono un po' di tutto, e va bene, per carità. Hanno preso un personaggio che ha fatto un servizio, peraltro lunghissimo, in cui io vengo classificato tra i bufalari. Poi, pochi giorni dopo, salta fuori che avevo ragione io, ma saltava fuori che avevo ragione io anche 50 anni fa, perché questo poverino che fa i servizi sulle Iene, credo che, diciamo, non abbia faticato molto sui libri. Le sudate carte, come diceva Leopardi, lui non le ha mai viste, lui una goccia di sudore sul libro non l'ha mai fatta cadere. Bene, questo personaggio, sicuramente gradito al regime, perché ormai le Iene sono diventate un programma di regime, e fa questa roba in cui io sono un bufalaro. Poi una settimana dopo, anzi meno, viene smentito dall'OMS, dall'Organizzazione Mondiale della Sanità. Ma questi non si scusano nemmeno, forse non si rendono nemmeno conto. Allora, perché io ho litigato? Perché io per anni ho fatto dei servizi con le Iene, con un tale Luigi Pelazza. Me ne ho fatti tanti di servizi. A un certo punto mi era venuto qualche dubbio. Per esempio, quando facemmo un lungo servizio sul vaccino contro il papillomavirus, e lì fu bellina la storia. Adesso, se mi permetti, la racconto molto in breve. C'è di mezzo anche un altro personaggio lì, che io conosco. Può darsi. GP fa di nome. Fa proprio GP di nome. Sì. Allora, fa Jean-Pierre. Jean-Pierre, grande amico. Sì. Allora, arriva da me Luigi Pelazza e mi chiede che cosa ne penso del Gardasil, che era il vaccino per il papillomavirus che andava per la maggiore. Che io dico non ne penso niente perché non l'ho mai analizzato. Me ne porta una confezione e me la fa analizzare. Ovviamente a mie spese, come tutto quello che fa le Iene, perché avendo un proprietario indigente come Berlusconi non possono permettersi di pagare, quindi pago io. Ma va bene, che io notoriamente nuoto nel denaro. Ma va benissimo. Faccio la
faccio la mia analisi, anzi la fa mia moglie perché è lei che è brava, io non lo sono, fa l'analisi e vediamo quello che c'è dentro. E c'era un po' di tutto, roba che io poi ho pubblicato, eh. C'erano dei pezzi di piombo, c'era un po' di tutto. Al che Pelazza mi dice, allora andiamo a Roma, alla Sanofi Pasteur, che è che fabbrica questo vaccino per, non so se tutta Europa o parte dell'Europa. Perfetto. Decide anche di far venire da Losanna Jean-Pierre Spinoza, che è un ottimo ginecologo svizzero di origine italiana, che aveva studiato tutta la letteratura che la ditta aveva dato alla Food and Drug Administration per avere il permesso di vendere questo vaccino. E secondo Jean-Pierre, secondo Spinoza, in questa letteratura c'era scritto che quel vaccino non serviva a nulla. Cioè lo diceva la stessa ditta. La stessa ditta diceva che non c'erano prove che funzionasse. Io non lo so perché io non me la sono letta tutta quella roba. Comunque partiamo, andiamo a Roma, andiamo alla Sanofi Pasteur, facciamo un girato di 3 ore e 3 quarti in cui c'è il direttore medico della Sanofi Pasteur, c'è un loro biologo, c'è un professore dell'Università di Bologna che loro avevano fatto arrivare. Ovviamente loro a un certo punto non sanno più che cosa dire, perché le fotografie al microscopio elettronico sono impossibili da contestare. Le analisi che facciamo noi sono fatte con un sistema che qualunque addetto ai lavori sa avere lo 0% di errore. Spinoza gli fa vedere la loro stessa letteratura, quindi loro non sanno più che cosa fare. Torniamo tutti a casa. Il giorno dopo le Iene decidono di non mandare in onda il servizio. Io ho saputo soltanto anni dopo il perché non è andato in onda questo servizio e non lo posso dire perché non avendo le prove, perché non me le hanno scritte le prove, me le hanno dette. Allora come Pierpaolo Pasolini, io so tante cose, ma non le posso dire. E non posso dire perché non è andato in onda quel servizio. Ma non è andato in onda comunque. Quindi io già mi ero accorto che c'era qualcosa che non andava. Così come per esempio con l'altro programma di Mediaset che è Striscia la Notizia. Una volta io avevo fatto delle analisi, sempre gratis per carità, per Striscia la Notizia, sull'amianto che galleggia in un grandissimo ospedale del nord Italia. E che galleggia? Galleggia, certo, nell'aria. Loro hanno 36 chilometri di tubo coperti di amianto avvolto nella garza, solo che con gli anni questa garza si è rotta e l'amianto se ne va dappertutto. E noi abbiamo fatto le analisi e si vede questo amianto. Abbiamo le fotografie, io ce l'ho ancora. Questo servizio poi non è mai andato in onda, io so perché, ma non lo posso dire, chiaramente. Poi magari te lo dico in privato, quando ci vediamo a Firenze te lo dico, ti racconto anche del perché con le Iene non è andato in onda il servizio. Comunque, abbiamo fatto vari servizi che poi sono stati edulcorati in qualche maniera. Quindi a un certo punto io non ho più fatto servizi con le Iene. Adesso sono di... Però le Iene continuavano ogni tanto a telefonarmi perché mi chiedevano certe informazioni scientifiche. Una volta addirittura mi chiesero in prestito un apparecchio, un'apparecchiatura, e si meravigliarono molto, anzi quasi si offesero, perché io gli ho detto che quell'apparecchiatura gliel'avrei prestata, ma non gliela portavo a Milano. E questi mi fanno, ma noi dobbiamo venire apposta da Milano. Dico, no, ma vengo io a Milano a portarvela, visto che voi me la chiedete come favore, ma vengo io a Milano a portarvi l'apparecchiatura. Quindi non gliel'ho data. Però, insomma, personaggi un po' così. Poi non voglio entrare nell'argomento Nadia Toffa, perché è morta, ma anche quella non si comportò benissimo. E mi fermo qui.
Comunque, adesso le Iene fanno questo servizio un po' così, di regime, sono stati smentiti, ma nessuno di loro si è preoccupato di telefonarmi, di farmi le scuse. Uno di loro, il Luigi Pelazza, ha telefonato a mia moglie, non a me, a mia moglie, poi dicendo che il responsabile delle Iene avrebbe telefonato, cosa che non ha mai fatto, anche perché non saprebbero cosa fare, cosa dire, perché insomma, hanno fatto una figura veramente da quelle di Emilio Fede, quelle. Però va bene così. Questo è il regime, ormai le Iene sono diventate veramente un programma di regime, come Report, anche Report. Un tempo fu un programma, diciamo, di denuncia, un programma in cui potevi venire a sapere certe cose, adesso è un programma veramente, veramente di regime. Tanto che quando, mi pare un paio d'anni fa, mia moglie fece un servizio sui vaccini, un servizio, le chiesero delle cose banalissime sui vaccini e che andarono in onda, poi il giorno dopo chi la intervistò ebbe dei guai con la Rai. Quindi dopo cancellato tutto, questo ha fatto un atto di sottomissione, sai, tutta gente che tiene famiglia. Quindi. Vabbè, questo è il regime. Sì, io l'ho scoperto da quando mi sono avvicinato a questo tipo di argomenti, però stasera voglio dire anche che voi siete anche molto amati. Sì, da una minoranza, però è vero, siamo molto amati da una minoranza che esagera perché mi telefona alle 11 e mezza di notte. Vabbè. E poi, sai, io ricevo molte centinaia di mail tutti i giorni. Adesso in questo ultimo periodo molti mi chiedono delle alghe, perché noi stiamo avendo dei grossi successi con delle alghe, di cui io però non posso fare il nome perché è un nome commerciale, quindi chi vuole mi scrive, io in privato gli rispondo, però non ne faccio pubblicità. Però poi cominciano a chiedermi i dosaggi delle vitamine e mi dicono, ma se io prendo 3 grammi di vitamina al giorno, secondo lei è troppo, è poco, ma quale marca di vitamina devo prendere? Ma secondo lei, se io prendo la vitamina D più la vitamina K, mi fa bene o mi fa male? Mio cognato prende una pillola bianca, che cos'è? Ecco, cioè, cose di questo genere. Magari siamo... Però la foto te l'ha mandata? No. Senza neanche la fotografia? No. Ma scusa, io non sono un dottore, quindi io so che cos'è la pillola bianca. E devi saperla, dai, però pure tu sulla pillola bianca mi scivoli. Quindi, per favore, non mi scrivete. No, è chiaro. Le alghe vi rispondo, ma... Per le altre cose, le vitamine, oppure mi dicono il medico mi ha ordinato questo e quell'altro. Mi fa bene o mi fa male? Ma non lo so, come faccio io a sapere? Diciamo che 33 diciamo l'ha che... fatto dire il vostro medico, non io. Ecco, colgo l'occasione per dire una cosa, che l'opera del dottor Montanari e di sua moglie è un'opera di ricerca. Sì, siamo dei ricercatori. Di ricerca assolutamente da attenzionare e anche da aiutare, perché è una ricerca unica, perché loro ricercano quello che normalmente non si ricerca, e quindi oltre a non doverli riempire di domande a cui non devono rispondere loro sono ricercatori, e quindi faccio io proprio un invito, ecco, piuttosto invece di, so che tu non lo dici ma lo dico io, invece di fare queste domande, magari preoccupiamoci di favorire questa ricerca, che assolutamente non è finanziata, e quindi diamo una mano in questo senso. Stefano, se tu mi permetti, io faccio passare il banner del tuo sito, perché me lo sono preparato qua, perché vorrei mandare questo messaggio. È qui che si può aiutare la vostra ricerca, vero? È sì, su stefanomontanari.net, certo. No? Certo, www.stefanomontanari.net. Allora, piuttosto che fare domande a cui si può tranquillamente trovare risposta più banalmente, aiutiamo e rispettiamo quello che loro fanno, che è veramente importante.
perché se due persone come loro devono passare il tempo a rispondere a queste domande, lo devono sottrarre alla ricerca, e quello che loro ricercano è più importante. Posso farti, c'era un argomento che nella scorsa diretta che abbiamo fatto era rimasto un pochino alla fine, ci terrei tanto. La ricerca e purtroppo i problemi che state riscontrando, ma che e come potremmo aiutarvi a risolverli sulla leucemia. Che domandona. Diamo un po' di spazio a questo argomento, se sei d'accordo. Domandona. Allora. Noi abbiamo scoperto che i malati di leucemia mieloide acuta, che è la leucemia più comune negli adulti, ma purtroppo la troviamo anche nei neonati, proprio bambini che nascono già con questa malattia, ed è una cosa terribile questa, perché oltretutto è una malattia da adulto, non è una malattia comune nei bambini, questi nascono con la malattia. Bene, e abbiamo scoperto che questi malati hanno 1000, 2000, 3000 volte più polveri, più micro e nano particelle inquinanti del sangue rispetto a una persona che non è malata. Non so se hai notato, non ho detto sana, ho detto che non è malata, perché ormai sa chi è sano oggi, non lo sappiamo più, perché anche le persone sane poi ti fanno il tampone, scoprono che hai il coronavirus da qualche parte, che non ti fa assolutamente niente, però tu sei malato, sei comunque malato. Vabbè, facciamo questa scoperta, però è una scoperta che abbiamo fatto lavorando soltanto su 38 casi, 19 malati e 19 sani. La medicina non è una scienza, la medicina non è ripetibile, la medicina è molto più complessa delle scienze, quindi ha bisogno di tanti numeri. E allora era ovvio che noi dovevamo assolutamente ampliare questa ricerca, perché se tu lavori su 19 malati e 19 sani, hai una casistica relativamente piccola e la devi portare a diverse decine almeno, un centinaio. E allora hai bisogno di sangue di malati e hai bisogno di sangue di persone sane. Questo sangue non ce lo danno più perché l'ospedale che ce lo dava ha avuto ordine di non darcelo più, l'università che ci preparava il sangue, che deve essere diviso in 4 frazioni, globuli rossi, globuli bianchi, piastrine e siero, non ce lo prepara più, perché hanno avuto ordine di non farlo più, per punirci perché noi andiamo a mettere il becco nei vaccini, che non c'entra niente, però questo è quello che fa il regime. Allora, noi potremmo riiniziare il tenere buoni quei dati, ma iniziare con un altro ospedale, con un altro centro, che può essere anche un centro privato, un centro, non è detto che deve essere un centro pubblico. Chiaro che un centro pubblico è meglio perché ha accesso a un numero di persone più vasto, può lavorare anche sui sani, insomma, si potrebbe fare molto di più, però per farlo occorre del denaro, perché a noi ogni osservazione costa 1.830 euro e quindi questi 1.830 euro vanno trovati. E se si vuole lavorare su quello, sarebbe molto, cioè è indispensabile avere i soldi. Ma perché è così importante questo risultato? Perché se è vero quello che noi abbiamo visto, e ci sono molte probabilità che lo sia, allora se io analizzo il sangue di una persona e scopro che ha 2000 volte più polveri di quello che ci si aspetta che abbia, dell'atteso, io posso dire a quella persona: guarda che tu sei, rischi quella malattia. E quindi posso partire prima con della prevenzione, magari allontanandolo dalla fonte di inquinamento, perché io analizzando quel sangue riesco a vedere anche la fonte di inquinamento, perché io riesco a vedere la forma, la dimensione, la struttura e la composizione chimica di quella polvere. Quindi io riesco a risalire
con un po' di pazienza, riesco a risalire alla fonte, quindi posso allontanarlo. E quella fonte può essere un ambiente lavorativo, può essere un cibo, può essere casa sua, può essere farmaco. E quindi io me ne accorgo. Ma è importante per un altro motivo, perché se noi togliamo quelle polveri, quelle particelle dal sangue, tutto mi fa pensare che tu non ti ammali più. Tutto mi fa pensare che se tu sei già malato puoi mitigare la malattia. Forse, forse, non lo so, puoi anche guarire. Non lo so, bisognerebbe provare. Però per provare ci vogliono degli altri soldi. Ma si può fare un'apparecchiatura per togliere queste particelle dal sangue. Noi abbiamo già fatto delle prove molto primitive in laboratorio, con i tubi per terra, con del sangue di maiale a cui noi avevamo aggiunto delle particelle, cioè abbiamo fatto una cosa molto primitiva, quello che potevamo fare in laboratorio, e si riesce a depurare questo sangue. Però per fare una macchina che abbia le caratteristiche tali da poter essere usato in un ospedale, in un centro di trasfusione, un centro trasfusionale, ci vogliono almeno 3 milioni, che sono una cifra modesta per la medicina, però noi 3 milioni non li abbiamo e quindi non si fa. E quella sarebbe un'apparecchiatura salvavita, perché tu pensa quante persone si intossicano con le particelle. Il vigile urbano, il pompiere, il poliziotto, il militare, quello che lavora in una fonderia, in un inceneritore di rifiuti, gente comune. Questi potrebbero depurarsi il sangue in una maniera molto banale, perché sono due punture, due aghi. Uno per prelevare il sangue, che si fa girare dentro la macchina, e uno per restituire il sangue ripulito. In così un'ora si ripulisce il sangue, ti ripulisco, quindi io te lo posso fare, se vuoi, tutti i mesi. Tu fai un lavori in una fonderia, per cui tu respiri un sacco di polvere, fai il saldatore, respiri un sacco di polvere, fai il vigile urbano, sei sempre in mezzo al traffico, respiri un sacco di polvere, tu ogni mese vieni, passi un'ora in poltrona con due fori di ago, tu sei a posto. Però quei 3 milioni non arrivano. E allora, niente. Stefano, e che, oltre alla macchina, che, cioè questa macchina per esempio ha bisogno di un luogo particolare? No, è piccola? No. Allora, la macchina è grande come un piccolo frigorifero. Piccolo. Ah, ecco, quindi si colloca facilmente. Tu ti siedi in poltrona, ti ficcano un ago in una vena e un ago nell'altra vena, e tu questo sangue circola all'interno di questa macchina. C'è un filtro particolare che deve essere approntato, e tu vai fuori, vai a casa dopo un'ora con il tuo sangue senza più polveri. Che non è poco, anche perché le polveri non è che ti fanno venire soltanto la leucemia, ti fanno venire un sacco di altre malattie, tantissimi tipi di cancro, malattie cardiovascolari. È rivoluzionaria questa cosa, sarebbe rivoluzionaria. Sì, però... Nell'effetto. Certo, però 3 milioni per comprare un panchinaro di serie C al calcio li trovi subito. 3 milioni per fare una macchina di questo genere non li trovi. Quindi c'è poco da fare. Ma guarda, io ormai sono anni che ne parlo. No, bisogna darsi da fare. Allora, ogni tanto arriva da noi qualcuno che probabilmente si è fatto qualche viaggio mentale e a 3 milioni... Il denaro non è un problema, li troviamo subito, poi scompaiono, sì. Vengono, fanno per una settimana, due settimane, un mese, fanno i grandi
imprenditori, fanno i grandi mecenati, fanno le persone che salvano il mondo e poi scompaiono. Ma da noi è passato un sacco di gente. Sono passati industriali, politici, sono passati businessmen, sono passati calciatori, sono passati cantanti, un po' di tutto. Io ho un presepio di persone che sono sfilate davanti alla capannuccia dove c'ero io, che non so più se sono il bue o l'asinello. Questi poi sono tutti spariti, tutti regolarmente. Qualcuno magari si è portato via un mio libro con l'autografo e la dedica. Ecco, tutto quello che hanno fatto. Quante persone possiamo stimare? Quante persone, a quante persone si potrebbe salvare la vita attraverso un sistema del genere? Beh, molti Mediamente? milioni, molti Milioni? milioni, molti milioni. Tu considera che oggi le polveri, le micro e nanoparticelle sono responsabili per, adesso io non ho mai fatto un calcolo, ma per una quota enorme della mortalità, delle malattie. Ma soltanto, tu pensa che soltanto per le malattie da inquinamento polmonare, l'OMS dice 7 milioni l'anno, ma soltanto per i polmoni. Ma questa roba va a finire dappertutto, ti va a finire nel cervello, nel fegato, nei reni, nello stomaco, nei muscoli, nelle gonadi, dovunque va a finire. Addirittura, quando crollarono le Torri Gemelle a New York, e noi scrivemmo, mia moglie scrisse un articoletto sul New York Herald Tribune, dicendo non andatevi perché tanto non c'è nessuno da salvare e vi ammalate perché c'era polveri finissime dappertutto. L'ente americano per l'ambiente disse che noi eravamo dei ciarlatani, dei cialtroni e quindi andate pure tranquillamente. Infatti, vanno i pompieri, vanno le dame di carità che facevano i panini, vanno i giornalisti, vanno i curiosi. Poi nel 2004, cioè 3 anni dopo, mi telefonano, era fine agosto, mi telefonano da New York dicendo abbiamo 170.000 malati, di quello che dicevate voi. Oggi sono alcuni milioni i malati, tanto che il governo americano ha stanziato 4 miliardi e 600 milioni di dollari per questi malati. 4 miliardi e 600 milioni di dollari, che sono tanta roba. Qui parliamo solo a New York di milioni di persone ammalate, milioni. Con quell'apparecchiatura, già prima, se tu non fossi andato a curiosare, tanta gente non si sarebbe ammalata. Però ormai a guaio fatto, con quel tipo di macchina, si sarebbero salvate tante vite, tantissime vite. Ci hanno fatto lavorare sui pompieri a New York. Noi abbiamo lavorato, ci chiamarono a New York, noi andammo e abbiamo lavorato sui pompieri. Adesso stanno morendo tutti quei pompieri. Perché hanno respirato delle polveri? Allora, facciamo finta che adesso ci sono 3 milioni. Ok? Che cosa serve poi per attivare questo meccanismo? E poi soprattutto, potrebbe essere ostacolato una volta acquistata la macchina questo Ma guarda, procedimento? vedi, Einstein diceva che due cose sono infinite, l'universo e la stupidità umana. E lui disse, dell'universo io però ho qualche dubbio, però della stupidità umana non aveva dubbi. Allora, tu calcola quanto può essere stupido un regime che ti blocca la ricerca sulla leucemia per punirti perché tu lavori sui vaccini, anche sui vaccini, che non c'entrano niente con la leucemia. Quindi io non posso escludere che qualcuno poi mi metta i bastoni fra le ruote. Non lo posso assolutamente escludere perché il regime è forzatamente stupido. Guarda, Stefano Scoglio, che nel 2018 è stato candidato al Nobel, quindi non è proprio l'ultimo arrivato, L'ho intervistato la diceva, perfetto, settimana scorsa. Ah, diceva tu l'hai giustamente. condivisa nel tuo blog. Com'è?
È condivisa nel tuo blog la diretta, sì. Stefano. Ma sai, vabbè, con Stefano Scoglio c'è un rapporto di stima, di amicizia. Stefano Scoglio diceva, quando la mafia è al potere, ha bisogno di una politica fatta da cretini. Ed è così. Ce l'ha Quindi io detto non anche posso l'altro giorno. escludere. Ecco, ma lui lo dice spesso. Quindi io non posso escludere che qualcuno ostacoli quella ricerca. Sarebbe una cosa vergognosa. Però, Sì, ormai ma siamo perché? di Cioè, fronte a tutto. praticamente tu che cosa dovresti fare? Allora, se adesso ci fossero i soldi per fare questo investimento, tu dovresti ottenere un permesso. Cioè, come funzionano queste cose? Scusami se Io non dovrei insisto su. ottenere, no, non Ecco, devo però sono ottenere molto nulla, curioso. Tu la nulla. installi e vai e procedi. Allora, io la devo studiare, perché allora si partirebbe da una macchina che esiste già, che andrebbe modificata, ma su questa macchina occorre mettere un filtro particolare. Allora, la macchina non è terribilmente difficile da modificare, quello che è terribilmente difficile da fare è il filtro. Noi abbiamo esperienza di filtri, noi abbiamo lavorato anche con il CNR di Bologna per il Ministero della Difesa, per dei filtri per i militari, no, sappiamo come fare, però non è che abbiamo la bacchetta magica, quindi c'è da fare delle prove, occorre fare delle prove di laboratorio. Noi siamo abbastanza privilegiati perché nella zona dove stiamo noi, a Modena, a una quarantina di chilometri da Modena, ci sono diverse ditte che fanno quel tipo di macchina. Quindi ci si potrebbe collegare con loro. Ovviamente si pagano le spese di ricerca e con loro si fanno le ricerche perché loro hanno l'attrezzatura giusta. Noi abbiamo l'attrezzatura giusta, nel senso che con il nostro microscopio elettronico, quello che stanno mettendo a punto adesso in laboratorio da noi possiamo fare dei controlli. Però il filtro va costruito, il filtro va provato, il filtro va modificato e quindi ci vuole una ditta che già lavori su quelle cose perché ha un laboratorio adatto. Noi ovviamente faremmo il lavoro, però abbiamo bisogno della loro attrezzatura e anche dei loro tecnici, perché sai, sono tecnici che hanno 20-30 anni di esperienza, quindi noi non dobbiamo scoprire l'acqua calda, perché l'acqua calda l'hanno già scoperta loro. Noi faremmo dei passi avanti con loro, ma con loro. E ci vogliono, abbiamo fatto due calcoli, 3 milioni circa. Che è una cifra molto modesta. Guarda, io ho lavorato nei primi anni della mia carriera, diciamo i primi 20 anni, io ho una carriera molto lunga perché sono vecchio, quindi io ho lavorato anche con delle multinazionali americane e mi ricordo quando c'era soltanto da modificare un'apparecchiatura si mettevano 40-50 milioni di dollari. Qui c'è da fare un'apparecchiatura e io ti dico 3 milioni, cioè niente, niente. Però sono quelli. Ok. Però la gente, sai, la gente poi dà i soldi, che per carità ognuno con i propri soldi fa quello che gli pare, dai soldi a Telethon, dai soldi alla Protezione Civile. Poi uno Abbiamo un segnale basso. Speriamo di non perderlo. Stefano, sei andato un Sai, attimo, ti sei bloccato. Un attimo, ti sei bloccato. Stavi a Telethon. ma era Teleton, E con questo Teleton ti è, blocco. vedi, a Telethon, tac. Si è abbassata la banda. Ok, Sì, vabbè. La va banda, bene, in va bene. che senso? In che senso la banda? Ha La banda, la, come si dice? tanti La, sensi. Ah, è perché? già, scusa, m'hai fregato. Vabbè. No, Sì, allora, ok. è una polisemia, guarda quanto sono colto. Polisemia vuol dire la stessa parola a tanti significati Certo. diversi. Sai che io ho E studiato, banda ne ha tanti, effettivamente. eh sì, io ho studiato linguistica in America, pensa un po'.
E quindi anche questa cosa qua. Comunque, a parte ciò, vengono in pochi giorni questi enti, grazie alla loro pubblicità, ma per carità, tutto legittimo, riescono a raccattare decine di milioni. Poi qualcuno mi dovrà dire quali sono i loro risultati, che io non ho mai visto, ma forse non li ho mai visti perché io sono disattento, lo so. Stefano, allora, scusami, macchina montata, che si deve fare poi? Allora, macchina si fa il prototipo e questo prototipo poi deve sottostare a tutta una serie di passaggi burocratici. E questo è normale, ci vuole un marchio CE, ci vuole, quindi poi il burocrate di turno farà di tutto per farti vedere quanto è bravo lui. E quindi ti metterai i bastoni fra le ruote, ma siamo abituati, guarda, io ho fatto una valvola cardiaca che è molto più, dal punto di vista burocratico, è molto più complesso, e quindi quello non è un problema. Dopodiché si tratta di costruire industrialmente quelle macchine, che poi non è più un compito nostro, perché io non faccio l'industriale, io non faccio l'uomo d'affari, quindi quella macchina sarà costruita da una ditta che e poi la distribuirà, ma questa è una macchina che può andare dappertutto e che è di una facilità estrema come uso, proprio facilissima. Poi, allora, fatta la macchina, si va subito a curare, si va subito ad assistere le persone o bisogna... Subito. Ah, perfetto. Allora, Anna Maria, ho pubblicato questo commento, questa domanda più che altro, Stefano, dice, si può purificare il sangue dei bambini rovinati dai vaccini con la macchina di cui parla il dottor Montanari? Allora, no, no, nel senso che si può pulire il sangue. I bambini danneggiati dai vaccini hanno già il cervello massacrato. E quindi o lo si fa subito, immediatamente, proprio vaccinazione e pulizia, dopo un'ora, o altrimenti non c'è più niente da fare. Cioè, Perché un'ora. quella roba è subito, subito, perché poi quella roba attacca il cervello. Oppure Proprio, attacca il microbiota. E cioè, è proprio una sono cosa veloci. fulminante, fulminante praticamente il Sai, danno, a volte ci può mettere qualche giorno. no? Poi ci sono, per i danni da vaccino ci sono almeno due meccanismi diversi. Per i danni, tre, diciamo. Uno è un danno locale, cioè tu fai l'iniezione del vaccino e al punto di iniezione ti cresce un ponfo, ti cresce un'escrescenza dura, dolorosa, magari spesso è calda. Io proprio l'altro giorno ne ho vista una che è lì da 10 anni, una palla da 10 anni nel punto di iniezione. Poi mi diceva un amico veterinario che nel punto di iniezione di certi vaccini fatti ai gatti si formano dei tumori proprio nei punti di iniezione. Io non li ho mai visti, però questo me lo diceva lui. Questo è il primo danno. Poi c'è il danno che ti può arrivare nel giro di poche ore o pochissimi giorni, quando queste porcherie che sono contenute nei vaccini ti arrivano al cervello. Arrivano al cervello e lì dipende da dove arrivano, da che cosa ti arriva e da dove arriva. Il cervello è un organo estremamente complesso, con una miriade di funzioni. A seconda di dove casualmente questa roba va a picchiare, l'effetto è diverso. Guarda, è come se tu avessi un organo musicale. Tu immagina un organo con 20 tastiere, con la pedaliera, a seconda di dove tu vai a toccare, quello ti emette un suono diverso. Poi tu puoi toccare anche due, tre tasti insieme, quattro, cinque, sei, sette tasti insieme e ti emette dei suoni diversi. E finì fa abbastanza presto. Poi c'è l'altro danno, che invece è quello più subdolo, quello del microbiota, cioè questa roba dal vaccino ti va ad attaccare il microbiota, cioè va all'intestino. L'intestino ospita questi batteri, batteri, funghi, virus, eccetera, che sono indispensabili per produrre degli enzimi che poi ti fanno funzionare anche
il sistema nervoso centrale, e quando questo microbiota è danneggiato non riesce più a produrre gli enzimi giusti. Quindi lentamente il tuo cervello non funziona più. Non funziona più come dovrebbe. Però ci può impiegare anche delle settimane, anche dei mesi. 2-3 mesi ci può impiegare dopo la vaccinazione. Quindi sono meccanismi diversi che sono del tutto casuali. Quindi non lo puoi prevedere prima. Però, quindi, ok, allora, passiamo, c'era un altro argomento nella precedente diretta che abbiamo fatto insieme, che tra l'altro è rimasto impresso, c'è stata una definizione che ci ha colpito tanto, quando parlavamo di futuro, di insegnamenti da cogliere da questa esperienza del coronavirus, tu hai detto dobbiamo diventare marciapiedi invece che terreno... Campo arato. Esatto. Quindi terreno che assorbe ed è fertile poi però per cose che fanno male. Ecco, sì. Che cosa dobbiamo fare per diventare marciapiedi? È chiaro che è un argomento infinito, però infinito. Questa sera che cosa diciamo? Allora, la prima cosa che da fare è scegliersi i genitori giusti, perché se tu hai dei genitori sani e poi hai molte probabilità, è un po' come, sì. Sai, come fai a fare un buon cavallo da corsa, a sperare di avere un buon cavallo da corsa? Prendi il grande campione e lo fai incrociare con una cavalla e speri di avere dei buoni cavalli. Non sempre è così, però insomma l'idea è quella. Quindi già avere una buona genetica aiuta tanto. Ma non è soltanto la genetica del DNA che ti aiuta, è anche una genetica culturale. Perché, per esempio, quei genitori che fanno passeggiare i bambini con le mascherine non sono dei genitori scelti bene, sono dei genitori scelti molto male, perché sono ignoranti e fanno il male dei bambini. Il genitore che accompagna il bambino in bicicletta e il bambino ha la mascherina non ha cultura e danneggia il bambino, quindi anche la cultura giusta è fondamentale fin da bambino. Ed è quello purtroppo che il regime sta distorcendo. Il regime è molto abile in questo. Il regime fa esattamente quello che fanno gli spacciatori di droga. Lo spacciatore di droga comincia a regalare la droga ai bambini. La regala. Tu ti abitui e diventi un drogato. Il regime ti racconta un sacco di fandonie da bambino e tu cresci con quell'idea. Guarda, adesso con la storia del coronavirus, tu dici che cosa ci ha insegnato? Ci ha insegnato proprio quello. Anche. Guarda quella bambina che munita di mascherina è andata a sbattere contro una signora al supermercato e improvvisamente si è messa a urlare: mamma salvami, mamma disinfettami, non l'ho fatto apposta. Questi bambini vengono cresciuti con l'idea che il mondo sia fatto di nemici. Loro non hanno più il compagno di banco, loro hanno il nemico, il coetaneo che deve stare lontano perché altrimenti li uccide. Loro hanno il sistema che segnala quando una persona, un bambino, un altro bambino si avvicina a meno di un metro. Non si sa quel metro da dove venga fuori, qui è un'altra delle cose grottescamente ridicole del regime, cioè un metro, vabbè, questo virus che ha il diploma da geometra, lui sa che oltre il metro non ci va, quindi siamo veramente una massa di idioti, diciamoci la verità, quella del metro è una cosa da idioti, chi ha inventato quella storia del metro è un idiota, ma va bene, per carità, ognuno ha diritto di essere idiota. Quindi questi bambini crescono con una mente distorta. Io non so come saranno da adulti, qui bisognerebbe chiedere a uno psicologo e non è mia competenza. Però un bambino che cresce così certamente non cresce sano. Poi che cosa bisogna fare? La prima cosa da fare è smetterla di credere ai ciarlatani. E noi abbiamo una televisione, un internet, dei giornali che sono
una fonte infinita e inesauribile di ciarlataneria. Guarda, chi ha studiato in tempi non sospetti, con professori non sospetti, oggi non può non meravigliarsi delle enormità che vengono dette per televisione, alla radio, su internet, nei giornali, da sedicenti professori. Guarda, ci sono dei personaggi che vengono dipinti come dei luminari che dicono delle cose che li avrebbero portati a una bocciatura senza rimedio quando io facevo l'università. Io sento delle cose per cui i miei professori sarebbero inorriditi. Il mio professore di farmacologia, Luigi Molinengo, è stato uno dei più grandi farmacologi italiani, e li avrebbe buttati fuori dalla porta. Luigi Di Bella, mio professore di fisiologia e anche di chimica biologica, li avrebbe buttati fuori dalla porta, gli avrebbe detto di cambiare facoltà. E invece questi sono i personaggi che fanno, tra virgolette, cultura. Quindi la gente si abitua così. Guarda, cosa incredibile che hanno fatto fare il lockdown, hanno chiuso in casa. Se volevano farti del male, dovevano chiuderti in casa. Perché tu metabolizzi più la vitamina D, che è Stefano, perdonami, si non blocca fa il video, stai andando. Sì. esercizio fisico. 2500. No, 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 c'è un segnale un po' Ma mi basso. sentite? No, ti abbiamo sentito male. Adesso aspetta, forse un po' meglio. Va a tratti sia l'immagine che l'audio. Adesso è il lockdown la parola. Prima era Telethon. Allora, Teleton, sì, adesso adesso è il lo so, lo lockdown. Allora, so, da lockdown in avanti abbiamo purtroppo ci è arrivato poco. La lo so. cosa Eccolo qua. idiota è il lockdown, ok. Vabbè, vediamo se... Adesso è un po' a tratti, ma la voce arriva. No, Perché io vi sento bene. no, no, sì. Comunque, vabbè, allora, vediamo se ce la facciamo. Lockdown vuol dire non farti prendere l'aria, non farti respirare aria dell'esterno. L'interno di casa molto spesso è più inquinato dell'aria esterna, molto spesso lo è. Certo. Io lo so perché noi le abbiamo analizzate, quindi addirittura tempo fa venne fatta una ricerca sulle cucine cinesi e c'erano 100 volte l'inquinamento che c'è all'esterno, e in Cina l'esterno non è che sia particolarmente pulito, però vabbè. Quindi ti fanno stare chiuso in casa. In casa tu non prendi il sole, quindi non metabolizzi la vitamina D. La vitamina D è essenziale per le tue difese immunitarie. Non hai difese immunitarie efficienti se stai in casa. Non cammini, non fai moto. Sono almeno 2500 anni che i medici sanno che devi fare moto. Lo dicevano i medici greci dell'età di Socrate e di Pericle, 2500 anni fa, ti hanno chiuso in casa, quindi ti hanno fatto del male, poi ti hanno intristito, hanno fatto in modo che la tua psiche subisse dei danni. E noi sappiamo benissimo che la psiche ha dei risvolti, incide moltissimo sulla salute. Guarda, la gente pensa che la psiche sia qualcosa di etereo, qualcosa di ultramondano, qualcosa anche di romantico e roba da figli dei fiori degli anni 60. Non è così. Guarda, se io ti faccio paura, che cosa succede? Che il cuore comincia a battere più velocemente. Perché? Perché quella paura ha indotto la secrezione, la
si dovrebbe dire la increzione, la produzione di certe sostanze che accelerano, certe sostanze chimiche che ti accelerano il ritmo cardiaco, il battito cardiaco. Se tu vedi un cibo che ti piace, ti viene l'acquolina in bocca. L'acquolina in bocca vuol dire che c'è una chimica che è partita, che sta predisponendo il tuo organismo a ricevere quel determinato cibo e poi a digerire quel determinato cibo. Quindi è anche un fatto chimico. La psiche è chimica. Io lo so che togliamo molto del romanticismo, ma la psiche è chimica. Quindi se io ti intristisco, la tua chimica non è più quella. Nel 1973 io stavo in Svezia, stavo a Malmo, poi mi sono spostato a Stoccolma, a Karolinska Institute, ma prima stavo all'ospedale di Malmo e stavo al reparto di nefrologia e lì c'erano i malati di cancro del rene e quando facevo il giro col primario, il primario ci diceva chi è triste muore, chi è allegro la scampa. Perché è così. Ma se ti tengono chiuso in casa per dei giorni, per delle settimane, senza possibilità di uscire, senza possibilità di prendere l'aria, prendere il sole, magari tu sai che il tuo negozio sta andando a catafascio, il tuo lavoro ne sta risentendo. Lo sappiamo tutti, ci sono dei lavori che non riprenderanno mai più, grazie ai nostri statisti. Quindi la tua psiche si rovina. Quindi la tua chimica non è più quella. Quindi tu ti ammali. Quindi chi ha ideato il lockdown ha fatto tanto male, tanto, tanto, tanto male. Degli ignoranti. Certo, ma quello che è ormai è abbastanza chiaro, ahimè, a pochi, sempre a pochi, cresciamo poco poco, ma cresciamo, è che tutte queste misure, io mi rendo conto che si possa far fatica a credere che siano fatte apposta per generare malessere, però quello che ancora a noi sorprende è come in larga parte le persone non riescano proprio a farlo questo pensiero, non riescono. Io ho ricominciato a frequentare lavorativamente Milano, che credevo fosse una città attiva, viva, frizzante, la Milano imprenditoriale, la Milano commerciale. È un mortorio. E le poche persone che circolano sono imbavagliate, Stefano. È una cosa imbarazzante. Per me è l'emblema. L'emblema è la mascherina, ma poi l'emblema è Milano. Cioè, non mi aspettavo da Milano una reazione del genere, sinceramente. Una Ma guarda, cosa l'ho documentata io ho l'altro degli giorno. amici fiorentini. Ah, certo, sì, però Milano fa più effetto, secondo No, me, io ho perché degli da. amici fiorentini che anche Firenze è morta. Sì. E quindi, cioè, perché secondo te la gente ha Firenze è una avuto. città che vive di turismo. Perché fare paura è la cosa più facile di questo mondo. La paura è qualcosa di irrazionale. Guarda, prendi un bambino. Tu prendi un bambino, lo porti in una stanza che lui conosce, magari la sua stanza, quella in cui lui dorme, in cui lui gioca. C'è la luce, vai con lui dentro, è la sua stanza. Poi esci, chiudi la porta e gli dici: qui dentro c'è l'uomo cattivo che ti mangia, ti fa del male. Il bambino non entra. Lo sa benissimo, perché c'è appena stato. Sa che quella è la sua stanza, ha visto che non è entrato nessuno, però tu gli hai detto quello e lui ci crede. L'adulto è semplicemente un bambino più vecchio È bellissimo e questo lui ci esempio, crede. è vero, è così. È così, è proprio così. La cosa più semplice del mondo.
Un Fare giochino. paura è banale, È un giochino. è un giochino, un Perché giochino. tu tra il Guarda, dubbio. Sì, scusami, scusami, prego. no, tra il dubbio, ma sarà vero? Io lo so che razionalmente non è vero, però non si sa mai. Guarda, il padre di una persona di cultura, era un chimico di una grande ditta farmaceutica. Adesso in pensione, lui sa razionalmente, in maniera assolutamente perfetta, che sono tutte balle queste che ti raccontano. Tutte, lo sa benissimo. Però non si sa mai, non si sa mai. La sua ragione dice una cosa, la sua emotività ne dice un'altra e vince l'emotività, perché non si sa mai. Guarda i medici. Io non posso credere che un medico, anche il peggiore dei medici, non si renda conto che siamo davanti a una marea di bufale, ma proprio delle cose che non sono credibili, non stanno né in cielo né in terra e non dicono niente. Se ne stanno lì zitti e buoni. Qualcuno lo fa per vigliaccheria, qualcuno lo fa perché gli conviene, qualcuno lo fa perché magari è talmente stupido che ci crede davvero, ma credo che questi siano un'infima minoranza. Io credo che la maggior parte di loro sia consapevole che sono veramente balle, sono veramente. Perché lo sono? Perché chiunque abbia studiato lo sa e non può non saperlo. È vero questa cosa, mi ricordo, ho fatto un pensiero. Che le persone tra il rischio di danno minimo e un vantaggio scelgono di evitare il danno minimo. Certo. È assolutamente normale, quindi è bastato. Poi oltretutto la paura della morte. Quindi è stato veramente un gioco da ragazzi, perché poi noi culturalmente abbiamo un rapporto con la morte particolare, per cui siamo anche un popolo molto scaramantico, per cui io credo, anzi, io sono convinto che la mascherina sia anche un oggetto scaramantico, un po' abbia sostituito pure il cornetto rosso. Cornetto rosso, la coperta di Linus con cui tu credi di essere protetto. Io intanto me la È metto quello. perché non si sa mai. Cioè, Non si sa mai, è non si sa vero, mai. è vero. Guarda, quello che si diceva prima, la paura. Ci sono, ma questo è l'Istituto Superiore di Sanità che te lo dice. Ogni anno 20.000 morti per influenza in Italia. 20.000, cioè infinitamente più dei morti da coronavirus, ma non c'è paragone. Ma chi è che si spaventa? 49.000 morti in ospedale. Ma quando tu vai in ospedale per una qualunque cosa, pensi che 135 persone muoiono tutti i giorni in ospedale per la sporcizia dell'ospedale? Non ci pensi, perché non ti hanno fatto paura. Però coronavirus ti hanno dato di intendere che muori fra atroci dolori e tu ci credi. Poi martellando tutti i Banale. giorni alla stessa ora, non dando il Certo, paragone, certo. cioè se tu mi dici che i morti sono quelli e non mi dici rispetto a tutti gli altri, è chiaro che io visualizzo quella quantità di morti e me la faccio sotto, perché Certo. il numero di morti è tanto, sempre, anche uno è tanto per la psiche. E quindi è impressionante, ma va bene, io credo che sia veramente faticoso. Io nella mia community, nel mio canale, io però sto cercando di stemperare, perché poi monta un pochino anche di fastidio e di rabbia nei confronti di queste persone che non ragionano. Però io credo che, e correggimi se sbaglio, io penso che queste persone vadano anche comprese, perché sono state spaventate. E si debba provare della sana compassione e magari anche un bel sorriso mentre circolano mascherate, mentre magari qualcuno di noi non lo fa,
non guasterebbe, perché a mio parere poi il coraggio è contagioso, è sicuramente più lento della paura, però io credo che non possiamo far altro che cercare di condizionarli al contrario, perché catechizzarli non funziona, a mio parere. No, 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 assolutamente, sono assolutamente d'accordo, però guarda, adesso la gente, almeno le persone che riescono ad avere ancora un po' di razionalità, si stanno rendendo conto giorno dopo giorno che siamo davanti veramente a una grande bufala. Guarda soltanto quello che ti dice l'Istituto Superiore di Sanità, la Protezione Civile. Tu vai a vedere quello che effettivamente riporta e ti dice: guarda che poi chi è morto non è mica morto di coronavirus, ma te lo dicono loro, te lo dicono. Se vai a vedere i dati ufficiali, ti dicono che sono morti di altre patologie, quindi non di coronavirus, te lo dicono. Però tu non ci credi, ma forse non è vero. Poi trovi il personaggio che ti dice: ah, ma adesso a settembre ci sarà una moria per coronavirus. Ma come fai a saperlo? Come fai? No, ma tu sì, me lo devi spiegare. No, no, io mi faccio dare una cinquina sulla ruota di Bari da te. Perché ma non esce, non esce. No, ma se sei capace di indovinare che a settembre ci sarà, è una cosa incredibile. Questa gente dovrebbe essere presa da un magistrato. Esatto. E dovrebbe dire: scusa, ma esatto, procurato, no, perché, allarme. Perché, no, io sono stato denunciato per procurato allarme. All'inizio, quando facevo i miei video e prendevo in giro l'hashtag io resto a casa con un hashtag al contrario che era io esco, io sono stato denunciato penalmente perché un follower ha segnalato me come terrorista e io mi sono trovato da ex ispettore davanti alla polizia postale e il giorno dopo ero sulla prima pagina di Messaggero e Mattino, che è la stessa proprietà, ed ero il volto della protesta becera. C'era la mia foto in macchina, del primo video l'ho fatto in macchina, ero falsamente oscurato, ma in realtà si capiva benissimo che ero io, che fossi io, e chi l'ha data la notizia? Era la polizia postale, perché hanno cavalcato pure loro, sono saliti sull'onda del coronavirus, per cui, e io, che dobbiamo fare? Ma vedi anche questi giornali, questi giornali però sono utilissimi, sono molto utili questi giornali per incartare i sedani. Perché sono veramente le uova? Io ci incarto le uova. Le uova, sì. Ma, Stefano, mannaggia. Senti, noi ci vediamo a Firenze. Sì? Sì, e speriamo che ci sia tanta gente. Tanta ma io gente. Sono convinto, ho comunicato che ci sarò, sono ospite dell'associazione Vita al Microscopio, che mi faceva piacere ringraziare. E vorrei dire un attimo qualcosa, perché so che loro, Nino e Roberta, Nino Ferri e sua moglie Roberta, sono di grande aiuto per te. E vorrei dedicare qualcosa a loro questa sera. Guarda, io l'ho sempre detto, non è la prima volta che lo dico. Se non ci fossero stati loro, se non ci fosse stata Vita al Microscopio, noi avremmo chiuso da anni, ma veramente sono da anni. Straordinari. Perché? Ma di più. Perché riescono a fare delle cose incredibili, veramente incredibili. Sono di un supporto spaventoso. Se noi avessimo 100 persone come Nino e Roberta, ma in Parlamento ci saremmo noi. Guarda, io questa cosa che hai detto, io non la vedo così tanto difficile. Io intanto li ringrazio perché sono formidabili. Io sono entrato in contatto con te grazie a loro. E grazie a un altro grande amico che voglio ringraziare stasera, gli faccio una sorpresa, che è Maurizio Mirti di Firenze. Che vedremo a Firenze. Allora, oggi mi ha raccontato, a proposito di Firenze morta, che
una sua conoscente dal 19, che di Ponte Vecchio, quindi che ha la bottega, una bottega di preziosi, Orafo. dal 19 maggio ha incassato 34 euro e pagano 6.500 euro d'affitto al mese. Cioè, Lo so. allora, Vedi. non è possibile che questa cosa non abbia una scienza dietro. Perché non è possibile? Non è possibile. Questo è un messaggio che mando anche a chi mi permetto, di mandarlo a chi ancora stenta a credere ma non è, no, cioè non è accettabile. Non è accettabile. Allora, se tu vuoi fare una manovra, vuoi fare una rivoluzione economica, la devi fare, ma non puoi passare sopra la gente in questa maniera. 34 euro. Eh sì, guarda, io ho un amico che ha un ristorante, paga 8.390 euro al mese e non incassa niente. Non Niente. incassa, quindi, e poi, vabbè, vedi, il fatto è questo: i personaggi che hanno imposto queste follie probabilmente non hanno mai lavorato nella loro vita, mai. E quindi non sanno che cosa vuol dire lavorare. Oppure, se mai lo hanno fatto, se ne sono dovutamente dimenticati. Io ho visto qui vicino a casa mia, due persone che hanno aperto il negozietto, dovevano aprirlo, inaugurarlo a metà marzo, non ce l'hanno mai fatta. Lì c'era la loro vita, i risparmi di una vita, sono andati in fumo. Questi personaggi che hanno imposto il lockdown, chiudi questo, chiudi l'altro, hanno ucciso, perché poi c'è gente che si è anche suicidata, hanno ucciso della gente, hanno buttato nella povertà delle famiglie e non se ne sono nemmeno resi conto. Addirittura adesso io li sento. Io la televisione non la guardo, ma sento la radio perché quando sono in macchina accendo la radio, questi personaggi addirittura si vantano di avere risolto il problema. Grazie a noi stiamo superando l'epidemia. Se Ma ancora che la tirano fuori questa storia. Ecco, sì, questi personaggi sono dei delinquenti. è sorprendente come effettivamente queste persone dovrebbero stare tutte in galera. Sì, però sai, purtroppo quando il potere sta da quella parte c'è poco da fare, c'è poco da fare. Però un granellino Io inceppa un meccanismo. Io ho questa Sono sì. pervaso da questa convinzione che le minoranze alla fine sono potenze, ce lo insegna la storia, e poi non abbiamo alternativa. Che possiamo fare? Cioè, noi siamo fatti No, così è e vero, è vero. si va avanti. Però, sai, se qualche magistrato ritirasse fuori solo la Costituzione, basta, quella, Dimenticata, calpestata, sì. l'articolo 16, l'articolo 21, l'articolo 32, l'articolo 70, l'articolo 78, di cui tutti si sono dimenticati. L'articolo 78 ti dice che la Costituzione in pratica può essere sospesa. In caso di guerra, ma la guerra deve essere dichiarata. Il Parlamento ti deve dichiarare la guerra. Quindi qui hanno sospeso la Costituzione, ma così, perché un branco di personaggi ha preferito così, perché gli conveniva fare questa cosa. Ma non puoi. La Costituzione, per chi non se lo ricorda più, è la garanzia che il governante presta al governato. Cioè il governato ha una garanzia che non è retraibile, cioè io non posso ritirare quella garanzia. Quando tu vai a comprare un televisore, un orologio, un telefonino, tu hai una garanzia di 2 anni, perché questo è quello che ti dice il codice civile, 2 anni di garanzia obbligatoria, e non è che poi il venditore, il produttore ti può dire: ma no, abbiamo scherzato, oppure da domani non è così, perché
preferisco che non sia così. No, è quella. La Costituzione è la nostra garanzia. Quindi un magistrato, una magistratura, io non sono un esperto, ma una magistratura che sappia fare il mestiere per cui noi la paghiamo, perché poi la paghiamo, non è che gratis. Qualche domanda dovrebbe farsela, qualche domanda dovrebbe farla anche a qualcuno. Come mai hai infranto la legge in quella maniera? Come mai l'articolo 32 non c'è più? Totalmente ignorata, totalmente ignorata. Ignorata. Basterebbe anche andare a guardare gli articoli 56 e 58. Fin dal primo momento, perché anche quando eravamo all'inizio e quindi sospettosi di un'eventuale emergenza, qualcuno poteva sospettarlo, cioè hanno comunque preso delle misure assolutamente in disequilibrio. Illegali anche ci fosse stata un'emergenza, perché tu non puoi fare una cosa del genere. Non puoi, e soprattutto sulla base di che cosa? Sulla base di che cosa? Di nulla. Tu pensa soltanto quello di limitare la tua possibilità di spostamento. Pazzesco. Quando ti vengono a dire non ti puoi allontanare più di 200 metri da casa, ma stai scherzando? Ma questo è proprio, sono i principi, sono i cardini, le colonne della Costituzione. Non ti puoi allontanare più di tot, non puoi uscire dalla regione. Anche questo, non puoi uscire dalla regione, è una cosa idiota. Tu pensa, allora, non so se hai presente la geografia dell'Emilia-Romagna, cattolica confina con le Marche. C'è un torrente che si chiama Tavollo che divide le Marche dalla Emilia-Roma, dalla Romagna in quel caso. Allora, un abitante di Cattolica non può attraversare il Tavollo, fare 150 metri, però può fare 150 chilometri e andare a Piacenza. Lo può fare, perché deve stare in regione. Ma una regione lunga come la Puglia e una regione piccola come la Val d'Aosta, o grande, lunga come la Calabria. Sì, no, non c'è logica. È come la storia dei guanti, è la stessa storia dei guanti. Sì, ma non hanno senso queste cose, non hanno senso. Oltretutto, a proposito di regioni, i governatori delle regioni si stanno prendendo delle libertà che non si possono prendere, perché stanno emanando delle direttive che sono totalmente al di fuori dei loro poteri. Sì, in assoluto contrasto con quello che prevede il decreto legge. Certo, in assoluto certo. contrasto, perché il decreto legge, anche in termini di mascherine, dice che devono essere utilizzate dove non è garantita la distanza, che poi anche lì, vabbè, questi fanno come vogliono, però ecco, quindi esce uno spaccato che è Ma veramente. pensa soltanto a quei governatori di regione che ti impongono la vaccinazione, Ah, cioè un sì. trattamento sanitario. Ti impongono un trattamento sanitario obbligatorio. Non ne hanno il potere, non ce l'hanno. Trattamento sanitario obbligatorio te lo può imporre soltanto il sindaco se due medici te lo richiedono e lo giustificano. Però questo trattamento sanitario obbligatorio è un trattamento psichiatrico. Quindi uno dei due medici deve essere uno psichiatra abilitato, eccetera. Ma un trattamento sanitario obbligatorio fatto a suon di vaccini è totalmente illegale. Oltretutto, il governatore di regione non ha nessun potere su questo. Sarebbe come se io venissi da te e ti dicessi: tu da domani mattina devi camminare con le mani per terra e i piedi per aria. Ma tu dici: ma tu sei scemo? Sì, sono scemo. E allora anche i governatori di regione hanno qualche problemino. Guarda quello che stanno facendo nel Lazio. Lazio, cioè, Zingaretti dice: dobbiamo vaccinare tutti gli ultra 65enni. Già questo è contrario alla Costituzione, perché c'è una disparità. La Costituzione non stabilisce che un 65enne sia diverso da un 64enne. Non c'è scritto. Siamo tutti uguali. E dov'è l'uguaglianza? Non c'è più. Non c'è più. Cioè, tu fai un trattamento sanitario obbligatorio che non puoi fare su qualcuno
discriminandolo per età. Ma non lo puoi fare. Non è possibile. L'unica discriminazione che c'è per età in Costituzione è quella degli articoli 56 e 58. 56 elettori della Camera dei Deputati, 58 elettori del Senato. È l'unica discriminazione di età che esiste in Costituzione. Quindi questi non hanno neanche letta la Costituzione, e se mai l'hanno letta non l'hanno capita. Questi hanno l'arroganza di importi queste cose. C'è un garante della Costituzione che però non, che mi sorprende, no? Totò avrebbe detto, ma mi faccia il piacere. Appunto, che si è fatto riprendere con, percorrendo un altare della patria deserto con tanto di bavaglio, che è stata una scena. Però è esatto. Ma alla fine forse, chissà, non lo so. Culturalmente da una parte un po' ce li meritiamo questi qua, secondo me, perché ci siamo fatti un grande sonno, e ora ci svegliamo così di soprassalto, e anche nella rabbia ci stanno governando, perché secondo me rabbia e ricerca spasmodica e non razionale, c'è gente che passa dalla mattina alla sera alle giornate a cercare prove di questa truffa, secondo me è l'altra faccia della stessa medaglia, perché così ci governano totalmente. Io sono, penso che partendo dal presupposto ormai chiaro che questa cosa è una bufala, bisogna cominciare ad organizzarci, e tu ci stai dando una mano, perché con queste bellissime dirette che ci doni, ci dai uno spunto verso il passato, ma anche uno spunto verso il futuro. Ecco, tutto ciò che è anticostituzionale, io non voglio coinvolgerti in questa affermazione che faccio, la faccio io, e va disobbedito, cioè in qualche modo va disobbedito. C'è gente che dice, ma mi fanno la multa, ho capito, ma la multa non è il danno peggiore, la multa è il danno minore. Qui è proprio i rischi della salute, quello che salute anche psichica che se ne sta andando, e soprattutto quando toccano i bambini. Per favore, per favore. Guarda, ho visto padri raccomandarsi verso i figli, amore, gli ha detto un padre alla bambina, metti la mascherina. Ma come fai a dire una cosa? Amore? E non è amore quello non è amore, cosa? Cioè, è un massacro. Quello è un massacro. È un massacro. Io però guarda, io sono sempre stato a disagio quando c'era da disubbidire. Io sono del parere, ma probabilmente sbaglio, che bisognerebbe far valere i propri diritti non con la violenza, non con delle manifestazioni esteriori, ma semplicemente con la forza della ragione. Io lo so che sbaglio. Come me la pensava un signore che si chiamava Camillo Benso Conte di Cavour, che non amava Garibaldi perché Garibaldi era uomo d'azione, invece lui era Cavour era uomo di pensiero. Forse Cavour non avrebbe fatto l'Italia, Garibaldi l'ha fatta. Diciamo che forse se si fa come dico io non si arriva da nessuna parte. Però questo è il mio carattere. Io sono sempre per la razionalità, sono sempre per il ragionare con le persone. E io continuo alla veneranda età di 71 anni, perché tanti ne ho, a meravigliarmi che la gente ci continui a cascare, che la magistratura non si muova, che i medici che hanno prestato il giuramento di Ippocrate continuino a strisciare a mutande sui talloni. Ma non è possibile, non è possibile una cosa. Hanno perso la dignità. Ecco, Stefano, io per disobbedienza intendo proprio questo. Cioè, non una disobbedienza, anzi, io dico che in piazza non ci si deve neanche andare a protestare, ma ci si deve andare per altre ragioni, e soprattutto l'azione deve essere fatta prima su noi stessi e poi
verso il nostro simile. Io parlo, la disobbedienza di cui parlo io è proprio questa, è il medico che a un certo punto si ribella verso il protocollo. Cioè è proprio l'esaltazione della la riscoperta della dignità. E questo... Ecco, è la chiave, questa è la chiave, la dignità. Dignità vuol dire essere degni. Perché non è possibile che dietro, però, sai quanti a me mi hanno chiamato, mi dicevano le cose, però, ma non posso espormi perché se no perdo il lavoro e non va bene, non vale più. A un certo punto ho detto, guarda, se è così non mi dite niente, perché non le voglio più sapere. Adesso serve qualcuno che si rende conto che si sta perdendo qualcosa di più. E quindi ci vuole la riscoperta della dignità. E la riscoperta della dignità è fatta di disobbedienza di protocolli, ecco, in senso proprio generale, secondo me, verso i protocolli, cioè di rifiuto. Ecco, tieni il tuo protocollo, io vado da un'altra parte. Perché non è possibile che si possa sentire soltanto parlare di soltanto te e pochi altri di... in un certo modo, tra l'altro con un'umiltà bellissima, e poi vedere dall'altra parte arroganza, presunzione e false informazioni. Sì, hai ragione, però vedi, io sono sempre cavuriano, sono sempre con Cavour, e io penso che noi dovremmo certo ribellarci, ma ribellarci andando a votare, e qui è un bel problema. Se tu mi dici votare per chi, e io non saprei per chi, perché onestamente io non vedo nessuna differenza fra opposizione e maggioranza. Non la vedo, perché le loro differenze sono differenze minori, di facciata, il ricciolino. In realtà stanno tutti alla stessa tavola. Quindi non saprei proprio chi. Dall'altra parte ci sono dei movimenti che stanno nascendo, ma stanno commettendo degli errori, secondo me. E l'errore grosso è quello di sbriciolarsi. Sbriciolarsi, sono 50 movimenti, con uno c'ha 20 persone, l'altro ce n'ha 100, l'altro ce n'ha 300, l'altro ce n'ha 12. E non si va da nessuna parte. Guarda, noi a Firenze avremo con noi Sara Cugnal. Sì. Secondo me ha commesso un errore grave. Ha detto delle cose giuste in Parlamento, poteva dirle magari un po' di tempo prima, anche quando era con i grillini, poteva dirli, non le ha dette, ha aspettato, va bene. Poi ha iniziato, ha fondato un movimento, ma non c'era bisogno. Quel movimento andrà a spaccare ancora di più un fronte che già è tenero, già è piccolo. Ha sbagliato, secondo me. Lei doveva cercare gli altri movimenti, e con la visibilità che ha, doveva cercare di coagularli magari in un movimento solo. Perché è così che si fa. Poi, una volta che si è riusciti a scalzare questo regime, che è un regime che è in assoluto il peggiore della storia italiana, in assoluto, perché noi non abbiamo mai avuto una dittatura che sia andata a toccare la salute, le libertà fondamentali come quelle di spostamento. Mai. Poi, una volta che hai scalzato in qualche maniera questo regime, dopo puoi far valere le tue differenze. Sì, io voglio che quello sia giallo, no, è più bello verde, va benissimo. Però adesso dobbiamo essere uniti. Guarda, ce lo insegna la storia. Le città greche, facciamo V secolo avanti Cristo, erano tutte divise. Tutte nemiche, non si potevano sopportare, Sparta e Atene, Megara, tutte nemiche. Però quando c'era il nemico che arrivava, per esempio i persiani, si dimenticavano tutti delle loro differenze, tutti. E nel giro di un attimo
erano, non erano più le città, ma erano i greci. E i greci hanno sconfitto i persiani per un esercito infinitamente più grande, infinitamente più potente e infinitamente anche più organizzato, perché dal punto di vista tecnico i persiani erano molto più forti dei greci, ma i greci avevano le palle. Eh sì, io ho un pensiero al proposito, è che per unirsi bisogna mettere da Tanto devi parte. essere umile, devi essere umile. Basta, va bene, l'hai detto tu. Perché se hai delle ansie di protagonismo, hai perso. Certo, sono d'accordo. Se tutti manca illudi, questo, se manca tutti questo, illudi, manca, sì. E manca il principale fine, e che deve essere il bene comune. Secondo me manca quello, perché vuol dire che non è quello il fine. Sono abbastanza cauto verso queste cose, sono stato contattato, non ho voluto dare seguito, ma perché poi ci vuole anche un pochino di coerenza nel percorso. Non si può andare A slalom. perché devi andare a prendere bandiere, insomma, e poi la coerenza si deve, perché se no non cambiamo, cioè se no andiamo dalla padella alla brace, dalla brace alla padella, dalla padella alla brace, insomma, voglio dire, ne abbiamo visto, ci dovevano salvare, no? Quelli del cambiamento ci dovevano salvare, dovevamo stare una favola, e invece guarda un Guarda, po'. guarda la storia. Poi ce lo diceva Giambattista Vico, il filosofo napoletano, diceva la storia è maestra di vita, però è una maestra che ha avuto ben pochi allievi e anche scarsi. E in passato, tu ripensa alle rivoluzioni, hanno molto spesso dato origine a delle dittature che non di rado erano peggio di quello che avevano combattuto. Guarda quello che è successo con la rivoluzione francese. Certo, il regime dei re francesi, i capetingi, come li chiamavano i rivoluzionari, era un regime crudele, terribile, ma guarda quello che è successo durante la rivoluzione francese, con le teste che cadevano e dopo 2 mesi, ci siamo sbagliati, ma quella testa non la riappiccichi più, quando ti sei sbagliato. E poi che cosa è successo? Poi è nato Napoleone che ha devastato l'Europa, l'ha devastata. Guarda quello che è successo in Russia. In Russia i regimi dello zar, terribili, terribili. Se tu vai a vedere, se tu vai a San Pietroburgo, vai a vedere i loro palazzi, i palazzi degli zar, vedi lo sfarzo incredibile, poi vai a cercare i documenti come viveva il popolo. Una cosa terrificante. Guarda che cosa è nata. Una delle peggiori dittature della storia, quella sovietica, è durata 70 anni, è stata una qualcosa di più, ma è stata una dittatura terribile. Guarda anche quella cinese. Sempre quando c'è una rivoluzione, il rischio è che chi prende il posto del padrone poi diventa peggio del padrone. Quindi io sono sempre contrario alla rivoluzione violenta. La rivoluzione, secondo me, deve essere fatta dai cervelli, dalle coscienze. Ecco, dalle coscienze deve essere fatta, perché altrimenti non regge, altrimenti nasce malata. Nasce malata, al fiato corto. Eh Tutto sì, dura proprio al fiato. poco, tutto dura poco. Stefano, ti lascio andare a riposare, però devi spegnere il telefonino, così nessuno ti Sì. disturba. Sì, Mi raccomando. Grazie, lo grazie di spengo. cuore. Ci vediamo a Firenze il 20 giugno, dalle 16 in poi, in Piazza Santa Croce. Io arriverò prima. Io arriverò prima. Ecco, fammi dire una cosa, un'ultima Prego. cosa. Vita al microscopio ha bisogno di vivere, di sorreggersi. Hanno bisogno di pochissimo.
perché loro sono abituati a veramente a mangiare due croste di pane, però devono pagare il telefono, devono pagare la posta, devono pagare adesso devono rifare il sito internet, sono alcune migliaia di euro, quindi hanno bisogno di qualche soldo. Allora loro non vanno a chiedere soldi in giro, Lo so. perché sono persone molto dignitose. Allora che cosa hanno fatto? Hanno raccolto alcune interviste che loro avevano fatto a me. Sono interviste molto belle perché sono fatte bene. Un editore modenese, si chiama Massimo Rodolfi, ha stampato questo libro e questo libro uscirà a Firenze il 20. Quindi verrà venduto il 20 e tolte le spese della carta, della rilegatura. Quello che rimarrà andrà a pagare il telefono, andrà a pagare il sito internet di Vita al Microscopio. Senza Vita al Microscopio noi questa trasmissione non l'avremmo fatta. Primo Esattamente così. perché io non ci sarei. Secondo perché è proprio Vita al Microscopio che ci ha fatto incontrare. Quindi speriamo che Vita al Microscopio stampi un numero sufficiente di copie per sabato, perché secondo me le finirà tutte. Io me lo auguro, io me lo Ma auguro. ci Poi mettiamo bene. Io vengo, io vengo. Io mi metto a vendere ve libri del libro loro. Io non vengo per altri fini. le Io non vengo per altri autografo fini. io. Tu firmi e io vendo. Faccio il venditore di Io ve le professione. autografo. Dai, Stefano, grazie, grazie, grazie a Ciao nome di Gianluca. tutti, ti vogliamo veramente bene. Saluta la signora, passate una buona notte, spegnete il telefonino dopo che ti ho chiamato per ringraziarti, però. Ciao, ciao Ciao a Stefano, tutti, buonanotte, ciao a tutti. buonanotte. Io anche stanotte non dormirò perché io mi emoziono, perché per me, io mi ritengo una persona fortunata, dovete proprio saperlo. Ma ancora di più in questo periodo, perché quando mai io avrei potuto conoscere queste persone? Veramente le ho conosciute grazie a Vita al Microscopio, grazie a Nino e a Roberta, vi prego, vi invito, perché sono persone stupende che veramente fanno tutto con una generosità incredibile. Dovete venire a Firenze per loro. Buonanotte.